22 dicembre 1894 il capitano dello Stato Maggiore francese Dreyfus viene condannato ai lavori forzati, condanna che scontò all'Isola del Diavolo presso le Antille francesi. L'accusa era quanto di più infamante per un militare, cioè aver rivelato segreti di Stato a una potenza straniera, nella fattispecie alla Germania. Dreyfus era un ufficiale di origini ebraiche e fu proprio quello il punto. A suo danno fu ordito un complotto, complotto che si reggeva proprio sul fatto che Dreyfus fosse un ebreo. Per 2 anni la condanna fu scontata senza particolare clamore, fu poi un pamphlet intitolato J'accuse, scritto da Émile Zola, grande scrittore francese, ad aprire la questione. La questione divenne un grande motivo di dibattito, di confronto e di scontro a livello europeo. Di lì a poco si capì che le accuse erano infondate e Dreyfus fu poi riabilitato con tutti gli onori. Giova ricordare questo fatto oggi per rammentare che l'antisemitismo non nacque, come si ritiene a torto, in Germania, ma nacque in Francia, nella Francia dei Lumi, nella Francia della fratellanza universale, delle libertà, dei diritti individuali, ma anche nella Francia del Conte de Gobineau. Io